Ho letto la notizia degli youtuber che hanno fatto un incidente a Roma mentre guidavano una Lamborghini. Incidente da cui purtroppo non è uscito vivo un povero bambino di 5 anni, Manuel. Questi ragazzi stavano registrando un video per il loro canale YouTube. Ma a prescindere da questo, youtuber o non, il problema è un altro. Il vero problema è che il conducente è stato trovato positivo ai cannabinoidi e guidava molto veloce una macchina come la Lamborghini. Tra l'altro era anche neopatentato, se non sbaglio. Io lo dico sempre, anche ai miei amici: raga, non andate veloci, non bevete o fumate prima di guidare. Ma tanto la risposta è sempre la solita: io ho 20 anni, la macchina la so guidare, fidati. E infatti poi accadono tragedie come questa. Una famiglia distrutta a causa della tipica esuberanza presente nei ragazzi.